Oggi è l'ultima volta che ci vediamo, soffrirò anch'io, salvo gli esami chiaramente. Allora, solo per ricordare la logistica delle ultime settimane, innanzitutto giovedì non ci sarà laboratorio, lo so. Abbiamo già, perché diciamo, il budget è di 11 esercitazioni in totale, quindi abbiamo già svolte 11. Solamente alcuni corsi faranno ancora esercitazione questa settimana, che sono quelli che avevano perso durante le festività una esercitazione. Quindi non ci sarà, giovedì siete liberi di esercitarvi liberamente su altri esercizi a vostra scelta. Dopodiché, le due cose da non dimenticare è, per chi non l'ha ancora fatto, ricordare di compilare il questionario. So che la segreteria studenti vi bombarda di tanto in tanto di messaggi, di avvisi, ma ve l'ho già scritto, ma effettivamente è l'unico strumento in mano nostra per riuscire a capire, no, come aggiustare la didattica, se necessario. Più importante ancora è ricordare di prenotarsi per gli appelli. Sapete che c'è il primo appello, che è il 27, e il secondo è il 13 luglio. Quindi prenotatevi per quello in cui ritenete. Dopodiché, da qui al 27 giugno, quindi da oggi in avanti, se avete bisogno di aiuto, potete fare riferimento chiedendo una consulenza, un appuntamento via mail, sia quindi per consulenze in vista dell'esame, potete scrivere a me. Tendenzialmente io cerco di rimanere libero martedì mattina, mantenere le ore che avevamo durante il semestre, ma non è detto, perché non avendo più lezioni c'è più variabilità, eh? E anche a Sandro Cumani, che è più facile che sia libero anche in altri orari. So che ad esempio Sandro mi ha detto di comunicarvi che questo giovedì, nell'orario in cui ci sarebbe stato, in cui normalmente c'è il laboratorio, ma questo giovedì non c'è, lui è a disposizione, no? Quindi se avete degli esercizi da far vedere, delle domande o cosa, gli mandate una mail solamente per preavvisarlo, vi dirà dove lo potete raggiungere, e trasformiamo le ore di laboratorio in ore di consulenza per questa settimana. Ok? Ecco, io tendenzialmente tendo a non rispondere, a non ricevere le persone il giorno prima dell'esame o giù di lì, no? Per disincentivare la cosa dell'ultimo momento, anche perché rischia di diventare caotico. Poi magari il giorno prima dell'esame so già il testo, quindi mi lascerei influenzare nelle risposte, no? Quindi se ben volentieri noi siamo a disposizione, non arrivate l'ultimo giorno, perché di solito non vi rispondo. Ok, questo per quanto riguarda gli aspetti logistici. Se mi viene in mente altro, ve lo faccio presente. Noi invece ci eravamo lasciati ieri su questo esercizio che vogliamo completare. Io l'ho riscritto, spero di averlo riscritto in modo abbastanza fedele, perché mi si era piantato code blocks e non l'avevo salvato, quindi ciò che abbiamo fatto in aula ieri sera l'ho perso, l'ho riscritto questa mattina. Non ci sono più i commenti che avevo scritto ieri, ma così ci sta tutto in una pagina, lo rileggiamo. Quindi ricordiamo, era l'esercizio della compressione dei testi, in cui abbiamo deciso, ma leggiamo il file un carattere per volta, e ogni volta cerchiamo di chiederci se quel carattere segna la fine di un run, di una sequenza, e l'inizio di quello successivo,
oppure se è un carattere ancora interno a una sequenza. E ci siamo detti che l'unico modo per saperlo era confrontare il carattere che ho appena letto col carattere che avevo letto in precedenza, il carattere vecchio. E ogni volta che trovo un nuovo carattere rimpiazzo quello vecchio al suo posto, in modo da potermi ricordare, guarda che il carattere che avevo visto prima lo metto dentro il CH e all'iterazione successiva CH avrà un valore fresco, nuovo. E abbiamo ragionato dicendo, se il carattere su cui sono, che ho appena letto, è uguale a quello precedente, non ci sono indizi che la sequenza sia finita. E quindi non faccio altro che incrementare la lunghezza della sequenza che sto via via incontrando. Se invece, else, il carattere che incontro è diverso da quello precedente, vuol dire che la sequenza precedente, del carattere precedente, è finita, e quindi posso stampare le informazioni relative a tale sequenza, ossia il carattere, e, che è l'old, quello di prima, relativo alla sequenza che è finita, non quella che sta iniziando adesso con CH, e la lunghezza che ho nel frattempo calcolato. Questo loom l'ho incrementato una volta ogni volta che trovavo un carattere uguale al precedente, quindi questo loom mi dà il valore iniziale che era 1 più il numero di coppie consecutive di caratteri uguali. E poi lunghezza uguale 1, ricomincio a contare da 1 partendo da questo nuovo carattere relativamente alla nuova sequenza che sta iniziando in questo punto. Allora, questo già funziona. No, anzi, proviamo a vederlo funzionare, proviamo a compilarlo. Io qui avevo già aperto una finestra in cui, facendolo funzionare, a fronte di quel file di testo che già conoscevamo, mi genera una cosa di questo genere. Funziona più o meno, no? Però per capire, mi stampa effettivamente A10, B1, C5, che era ciò che doveva fare, poi un A20, B2, C1, D1 e 1, e questo sembra abbastanza giusto. Cos'è che fa di sbagliato? Stampa questi 1 qua davanti, che non si capisce cosa c'entrino. In realtà lo so io cosa c'entrano, sono la capo una volta, perché questo programma non sta facendo nessuna differenza tra i vari tipi di caratteri, li tratta tutti in modo uguale, quindi anche la capo teoricamente viene compresso come tutti gli altri caratteri, e quindi qualora ce ne sia solo uno di fila, viene riportato la capo seguito dalla quantità 1. Quindi noi già dobbiamo capire che ogni volta che troviamo un carattere di a capo, questo capo va stampato ma senza il numerino vicino. Quindi è un'eccezione che dobbiamo fare. E poi c'è questo primo S1 che non si capisce da dove spunta. In realtà quell'S1 lì spunta dal primissimo carattere che leggiamo dal file. Primissimo carattere che leggiamo dal file, pardon, dove è andato qua? Confronta se CH è uguale al CH e molto probabilmente lo troverà diverso. O il CH, tra l'altro, per errore mio, non è. Sapevamo che questo codice era imperfetto, incompleto, non l'ho inizializzato. Quindi ho CH, diciamo, un valore a caso. Il CH che ho letto come primo carattere è la A maiuscola, quindi questi saranno diversi, salvo che ho il CH casualmente sia proprio la A maiuscola, e allora cado qui e stamperò o il CH, che a questo punto evidentemente era il codice ASCII della S maiuscola, per qualche caso, e l'UM che valeva 1. Cioè il primo carattere in assoluto che leggo dal file mi fa stampare qualche cosa, una ipotetica. È come se lui si accorgesse di una sequenza precedente che era già finita.
Allora, questo dobbiamo evitarlo. Quindi dobbiamo evitare due cose. Evitare di stampare il numerino quando abbiamo la capo ed evitare di stampare alcunché nel caso in cui abbiamo letto, appena letto il primissimo carattere del file. Allora, per evitare di stampare i fine linea lo possiamo fare qui. Qui sto per dire, beh, ho visto un carattere diverso da quello precedente, quindi stampo quello precedente seguito dalla lunghezza. Va tutto bene, ma salvo il caso in cui holdCH fosse la capo, nel qual caso va stampato solo lui senza la lunghezza. No? In questo modo, scusate, buttiamo via questi 1 qui. Quindi se holdCH è diverso da newLine, allora va bene, lo stampo così. Altrimenti, se è newLine, allora semplicemente stamperò la capo. Adesso potrei anche mettere un bar n direttamente qui, ma lo scrivo così per far vedere la differenza che non stampo il numero lung. E quindi proviamo a rivederlo solo con questa prima modifica. E non ci sono più quegli 1 davanti. E adesso dobbiamo togliere di mezzo anche questo S1. Allora, qui potremmo, sempre in questo else, ciò che dovremmo fare è mettere innanzitutto un valore sensato come inizializzazione di holdCH, perché finora non è inizializzato. Io qui non vi ho fatto vedere i warning sotto, ma da qualche parte c'era scritto attenzione che holdCH può essere usato non inizializzato. Ma a parte trovare un valore di inizializzazione, il problema è che quando cado qui dentro questo else, il primo carattere in assoluto, la prima volta in assoluto in cui ci entro, non devo stampare nulla. Ma come faccio a riconoscere la prima volta da tutte le altre? Beh, potrei avere un contatore o un flag che si ricorda se è la prima volta o no. Però tutto sommato si complicherebbe ancora di più. In realtà la vera cosa da fare, la più comoda, è quella di leggere a parte, separato dagli altri, il primo carattere. Leggiamo il primo carattere. E guarda caso, il primo carattere che leggiamo lo usiamo anche per inizializzare holdCH, perché è proprio quello che deve essere fatto. Poiché il primo carattere non ha un precedente, lo trattiamo a parte, prima dell'inizio del ciclo. Quindi leggo il primo carattere, il primo carattere del file lo devo leggere comunque. Non devo mai stampare nulla, perché ho appena visto il primo carattere e non so ancora cosa fare. E lo metto dentro holdCH. Ho letto il primo carattere. A questo punto il ciclo while, che continua a leggere, leggerà a partire dal secondo carattere in avanti, perché il primo l'ho già letto. E quindi alla prima iterazione del while sto in realtà elaborando il secondo carattere del file. E il secondo carattere del file, ch, lo vado a confrontare con holdCH, che era il primo carattere del file. Quindi ho messo a posto, nel modo più semplice e naturale, i due problemi, quello di non stampare nulla a fronte di un primo carattere e di inizializzare in modo corretto holdCH. La cosa giusta da fare è, ok, il primo carattere è particolare, lo gestisco fuori dal ciclo. Gli altri caratteri sono normali, li gestisco dentro il ciclo. Quindi il primo carattere viene letto a parte, fuori dal ciclo. Allora, così dovrebbe... Qua c'è che non gli piace. Ah, fin. Il nome del file.
E quindi proviamo a... in questo caso, se proviamo a rilanciarlo, viene fuori corretto. In realtà questo file non è ancora del tutto perfetto. Manca ancora una cosa. Non la si vede, ma manca. Ciò che manca è il new line alla fine di questa riga qua. Se voi create un file vuoto e scrivete tre righe di testo, in realtà questo file l'editor ve lo fa vedere così, con una quarta riga vuota. Perché il file finisce, deve, per essere correttamente formattato come testo ASCII, deve finire con un barra N. Noi il barra N non l'abbiamo messo. Perché cosa fa il nostro programma? Nell'input c'è il barra N sull'ultima riga del file. Quando trova il barra N, stampa i dati relativi all'ultima sequenza, quella che conclude con l'ultimo carattere alfabetico. Poi, se il file finisce lì, esco dal ciclo while e avrò stampato come ultima cosa %c, %d relativo all'ultima sequenza e poi non stampo più nulla, chiudo il file. Quindi quell'ultima riga finisce con una lettera, con un numero, con una cifra e non finisce con un new line. Allora, per correttezza, per avere il file correttamente formattato, converrebbe alla fine del ciclo while. L'ultimo new line in ingresso mi serve per far sputare fuori l'ultima sequenza, altrimenti rimarrebbe non sputata. E in ogni caso chiudo il file con un bel barra N finale, no, che termina l'ultima riga del file. Qualcuno potrebbe dire che sono pignolo, ma... l'ha fatto. Ah no, F out, ecco perché non l'ha fatto. Ok, adesso vedete che quando riapro quel file me lo mostra correttamente, ci sono tre righe complete, complete di a capo, l'editor me lo fa vedere in questo modo, mostrando una pseudo quarta riga vuota. Ok? In questo caso, dai, lavorare un carattere alla volta è il risultato molto più breve, molto più semplice che non lavorare una riga alla volta, in questo caso specifico. Forse il ragionamento era un po' più complicato, perché dovevo andare a mettermi a valle della sequenza e non a monte, quando la sequenza finisce e non quando inizia. Quindi quando me ne accorgo è già troppo tardi, sono già un carattere più in là. Richiede un pochino più di inventiva, ma per il resto a livello di codice è molto meno del codice che avevamo scritto nel caso precedente. Ok, poi questo non è finito ancora, servono ancora i dettagli, tipo stampare un messaggio di errore se il carattere non è alfabetico. Quindi io qua dovrei aggiungerlo, ma queste sono, se il carattere non è una lettera maiuscola o non è un new line, scusate, e ch è diverso da un new line, allora dirò errore di formato nel file. Perché il testo mi chiedeva così, perché i caratteri, gli unici caratteri ammessi sono lettere maiuscole oppure new line. Quindi devo controllare che non sia, mi arrabbio, esco dal programma se non è né una lettera maiuscola né un barra N.
E poi l'altra cosa che devo fare è aggiornare il conteggio dei caratteri di ingresso e dei caratteri in uscita. I caratteri di ingresso li posso incrementare qui. Ecco, qui c'è un, per questi lavori qua c'è una piccola complicazione in più, perché devo solamente incrementare il carattere d'ingresso se è una lettera alfabetica, non se è un new line. Qui i new line nel caso precedente in cui lavoravamo per riga non li vedevamo mai, qui li abbiamo come carattere come tutti gli altri, quindi ogni volta mi chiedo se il carattere è maiuscolo, caring più più. E il carattere in uscita li stampiamo qui e solo qui, cioè li incrementiamo qua più 2, e poi ricordiamoci che se è maggiore di 10 dobbiamo incrementarlo, uso quella soluzione là. Se l'1 è maggiore di 9 lo incremento ancora una volta, e se l'1 è maggiore di 99 lo incremento ancora una volta ancora. Faccio più in fretta così. Quindi la gestione degli errori, la lunghezza dei caratteri di ingresso e uscita erano due dettagli che mancavano, che adesso ci dovrebbero essere. Ah, è sbagliato questo, cioè è diverso da quello che ci aspettavamo, perché la lunghezza del file doveva essere di 44 caratteri, qui me ne conta solo 43, ma perché il primo l'ho messo fuori, non l'ho contato. Quindi il primo viene letto a parte e contiamolo, poverino. Quarantacinque per cento. Quindi il risultato ci quadra ed è identico a quello che avevamo ottenuto nell'altro metodo. E il file di uscita ovviamente continua a essere lo stesso. Va bene? Allora, passiamo ad altro, non ci sono domande. Prendiamo questi di gennaio, no? Che sono di nuovo diversi. Spingo un attimo perché... sono tre esercizi all'apparenza superficialmente simili, perché in tutti e tre i casi si tratta di trovare delle cose dentro una matrice. Quindi ne risolviamo uno, poi vediamo gli altri due in che cosa differiscono. Allora, leggiamo insieme il testo. Sia data una mappa rettangolare contenente le lettere dell'alfabeto minuscole. Sono solo lettere minuscole. Tale mappa è memorizzata in un file di testo. Una riga per ogni linea del file. Una riga della mappa per ogni linea del file. Si supponga che non vi siano errori di formato e che le linee abbiano tutte la stessa lunghezza. È una mappa rettangolare, è ovvio che le linee devono avere la stessa lunghezza. Le dimensioni della mappa non sono note in fase di compilazione, ma non possono eccedere le 24 righe per 70 colonne e devono essere dedotte dal file. Quindi qui vuol dire che quando leggo il file non so quante righe avrà,
Ma non solo, non so neanche quanto saranno lunghe queste righe. So che saranno lunghe al massimo 70 caratteri, ma la lunghezza effettiva non la conosco. So che le righe dovranno essere tutte della stessa lunghezza. Quindi leggerò la prima, una volta che ho letto la prima riga, so quanto sono lunghe. A scopo di esempio si riporta di seguito questo file matrice.txt contenente il formato di una mappa 4x11, 4 righe per 11 colonne, composto tutto da lettere minuscole. Si realizza un programma in grado di individuare la sequenza di caratteri disposti sulla stessa riga o sulla stessa colonna e avente lunghezza massima. Il nome e la lettera da ricercare sono passati sulla linea di comando. Quindi, se sulla linea di comando mi passano matrice.txt spazio D, io devo cercare la lettera D minuscola all'interno della mappa. Questa frase qui non è proprio molto chiara, perché io la prima volta che l'ho letta, si realizza un programma in grado di individuare la sequenza di caratteri disposti sulla stessa riga avendo lunghezza massima, pensavo di dover scoprire io qual era la lettera con lunghezza massima. Invece dopo si capisce che in realtà la lettera da cercare me la dicono loro, no, me la dice sulla linea di comando, e io devo cercare la lunghezza massima di quella lettera lì. Quindi se a questo punto l'utente, anziché D, mi chiedesse C, io dovrei dare questa sequenza di 3 C, che è solamente di 3 lettere, nonostante le D siano più lunghe, perché devo solo cercare le C. Quindi è un grado di semplificazione rispetto a ricercare la sequenza più lunga qualsiasi. La sequenza più lunga di D. E l'output del programma dovrà essere esattamente il seguente. A fronte di questo input il programma deve stampare sequenza trovata. Il carattere D l'ha trovata in orizzontale, sulla riga 3. La lunghezza della sequenza è di 6 caratteri e questi 6 caratteri sono posizionati a partire dalla colonna 2 ad arrivare alla colonna 7. Questo è un modo sbrodolato di dire, di descrivere questa area evidenziata in giallo nel testo dell'esercizio. Questa sequenza può essere lì o può essere in verticale, non sappiamo. Allora, prima di entrare nella soluzione di questo, leggiamo magari i testi delle altre versioni date in quell'appello, così nel frattempo ragioniamo sulle differenze. Erano molto simili, a livello superficiale, dico, fino a qua è tutto uguale, ciò che cambia è questo paragrafo qui. Se leggi un programma, questo era il turno C, in grado di trovare all'interno della matrice una parola passata sulla linea di comando. Quindi sulla linea di comando non c'era più una lettera singola di cui dovevo trovare la sequenza più lunga, ma c'era una parola data. La parola può essere scritta su una riga, su una colonna e in qualunque direzione, da sinistra a destra, da destra a sinistra, dall'alto in basso, dal basso in alto. Si supponga, per semplicità, che all'interno della matrice la parola sia presente una sola volta, quindi non ripetuta più volte. Quindi in questo caso mi chiede casa, io devo cercare, in questo caso C-A-S-A messo lassù, in verticale dal basso verso l'alto. Un po' come i giochini, come si chiamano, Crucipuzzle, in cui dovevi, la settimana in mistica, no? Devi trovare le parole, da un elenco di parole devi spuntare all'interno di una griglia. Qui non ci sono le diagonali però, e c'è una parola sola. Quindi anche qui è un compito di ricerca, ma una ricerca diversa. Quella parola lì non mi interessa più lunga o più corta. Il caso D, vabbè, fa una piccolissima differenza perché dice che la mappa non è fatta di lettere alfabetiche, ma è fatta di numeri. Cambia poco, sono sempre caratteri asci. E per il resto è tutto uguale.
Se leggi un programma in grado di trovare all'interno della matrice la più lunga sequenza di numeri strettamente crescente, quindi cerca una cosa leggermente diversa. Sempre è un po' un mix delle due, la più lunga sequenza di che cosa? Di numeri strettamente crescente. A partire, dice qua, il primo numero della sequenza deve essere passato sulla riga di comando. Quindi, lui mi dice 1 e il programma deve trovare le sequenze di numeri crescenti, quindi 1, 2, 3, 4, 5, a partire da appunto 1 in questo caso. Se invece sulla linea di comando mi avessero passato il numero 3, dovrei trovare la più lunga sequenza di numeri che parte col 3, quindi 3, 4, 5, 6, 7, eccetera. Sempre in caselle adiacenti. A livello del testo sono piccole variazioni, a livello dell'algoritmo risolutivo sono abbastanza diverse. Quindi vedete che con due parole in più o in meno si cambia abbastanza fortemente il problema. Quindi non fidatevi troppo di esercizi simili che avete già visto, perché bastano pochi dettagli per cambiare anche di molto la soluzione. Allora, cominciamo a risolvere questo, poi per differenza vediamo gli altri, perché riuseremo una buona parte dell'infrastruttura generale del programma, tranne ovviamente l'algoritmo. Allora, in tutti questi casi c'è una frase molto forte, che è questa, che mi sta dicendo matrice, matrice, matrice. Leggi questo file e mettilo dentro una matrice da 24 righe per 70 colonne. Poi ci pensi ad elaborarlo. Quindi a differenza dell'esercizio che abbiamo fatto prima, dove dovevo leggere una riga del file ed elaborarla immediatamente, qui ho delle dimensioni massime, ho diverse ricerche da fare in questa matrice, per righe, per colonne, in avanti e indietro, che non è pensabile fare una riga per volta. Quindi l'approccio generale del programma in questo caso è: leggo il file in memoria, in una struttura dati che in questo caso sarà una matrice di caratteri, e poi ci penso ad elaborare, a fare le ricerche che devo fare. Allora, cominciamo a impostare questa parte qui. Esame 2012-01-30. B, se non sbaglio. Sì. Allora, questo file, deve definire, deve uscire una matrice che al massimo, mi dice il testo, 24 righe e massimo 70 colonne. E questa è la dimensione della mia mappa, ops, non parentesi tonde, parentesi quadre, che avrà max righe, per, sarà una matrice di caratteri di max righe per max colonne. Max colonne e non max colonne più 1. O sì? Dipende come la gestiamo. Noi solitamente quando creiamo una matrice di caratteri pensiamo che le righe di queste matrici siano ciascuna una stringa diversa. Le trattiamo come una stringa, come un vettore di caratteri formattato come stringa, quindi terminato da quel terminatore nullo. Quel terminatore nullo, ricordiamoci a cosa ci serve. Ci serve per conoscere quanto è lunga quella stringa. E quindi per poter sapere quanto è lunga quella stringa abbiamo bisogno di spendere un carattere in più per potercela memorizzare. In questo esercizio, in teoria, potremmo anche non aver bisogno di mettere il terminatore nullo. Questa non sono stringhe,
nel senso di parole di lunghezza variabile magari. È una matrice propriamente detta. Noi questo esercizio lo potremmo risolvere tranquillamente se al posto di quelle lettere ci fossero dei numeri, decimali, numeri reali. Perché è una matrice che ha dimensioni ben definite. Quindi in questo caso la potremmo trattare veramente come matrice di caratteri, non necessariamente tante righe che contengono ciascuna una stringa. Potrebbe non servirmi il terminatore nullo, non avremo mai bisogno di fare una printf di un'intera riga, ma perché andremo sempre cella per cella, carattere per carattere, a lavorare, a fare i confronti. No? Quindi in questo caso posso decidere, no, eventualmente di non lasciare, di non usare stringhe terminate da null, perché magari non userò nessuna funzione di libreria, string copy, string compare, cose di questo genere, magari non mi servono. Oppure magari mi servono solamente in alcune fasi del programma, ma non in quelle di ricerca. Allora, io in questo caso il terminatore nullo lo metto, però nello svolgere l'esercizio ricordiamoci di rilevare i punti in cui ci serve avere il terminatore nullo e invece le parti del programma in cui vedremo che non ci servirà per nulla. E vedremo che il terminatore nullo ci aiuta la fase di input, essenzialmente, e nient'altro. Però, poiché è un byte solo, non facciamoci su troppi problemi. Dopodiché, abbiamo detto, acquisire i parametri di lavoro, dobbiamo leggere la mappa da file e poi dobbiamo ricercare la sequenza più lunga. Seguito da, infine, stampare il risultato. Sono queste quattro micro parti del programma. Acquisire i parametri di lavoro, quali sono i parametri? Beh, sono il file e la lettera da ricercare. Quindi il file, cominciamo, queste sono variabili tra quelle che giudichiamo importanti, le mettiamo solo all'inizio, file da leggere e la lettera da cercare. Allora vuol dire che il programma dovrà avere due parametri, il nome del file argv1, la lettera da ricercare argv2, quindi controllo che argc valga 3, perché devo avere due parametri, se non è uguale a 3, esco segnalando che il numero di argomenti è errato. Se RC invece è uguale a 3, posso continuare e assumere, fidarmi che RVD1 contenga il nome del file e quindi proviamo ad aprirlo. In modalità di lettura. E controllando ovviamente che l'apertura sia avvenuta correttamente. Impossibile aprire il file se F uguale null. E infine c'è la lettera da ricercare. La lettera da ricercare sarà il secondo parametro sulla linea di comando, quindi argv2, lettera sarà uguale a argv2, attenzione, argv2 è una stringa, no, l'utente avrà scritto un carattere solo, ma questo viene codificato come stringa, come un vettore di due caratteri, il primo è la lettera e il secondo è il terminatore. Quindi per estrarre la lettera devo prendere il primo carattere di questo vettore. Argv di 2
È una stringa che contiene D minuscolo, terminatore nullo. È un vettore, un puntatore a caratteri. Il primo elemento di questo vettore è la D minuscola, è l'intero che rappresenta il codice hash della D minuscola. E lo memorizziamo dentro la variabile char lettera. Volendo essere pignoli dovrei controllare che ArvD2 sia effettivamente lungo un carattere solo, che non sia più lungo, l'utente non abbia scritto cose più lunghe. Mettiamolo via. If se la lunghezza di ArvD2 è diversa da 1, non va bene, perché il secondo parametro deve essere una sola lettera. Quindi controllo la lunghezza, se è esattamente di un carattere vado a prendere quel carattere lì. Poi volendo dovremmo controllare che sia una lettera minuscola, ma non perdiamo un'ora a fare tutti i controlli possibili e immaginabili, abbiamo il resto del programma da portare avanti, no? Non fatevi appassionare troppo, queste pose qui le finite nell'ultimo quarto d'ora dell'esame, non usate la prima ora, ora e mezza per fare questo. Ok, a questo punto ho le due informazioni di base che sono il file aperto in lettura, la lettera da ricercare che non mi servirà ancora in questa fase del programma, leggere la mappa del file non mi serve ancora sapere quale lettera devo cercare. Lo leggo e basta, lo leggo e lo travaso nella matrice. Come? Beh, con un ciclo di lettura una riga per volta, quindi un classico while fgets riga fmax, riga max colonne f. E leggo una per volta le varie righe, questa variabile riga, me la definisco super comodità, max colonne più 1. A questo punto cosa faccio? Prendo la riga che ho appena letto dal file e la trasporto dentro la mappa, dentro una opportuna cella di memoria della mappa. Qual è il modo più comodo per trasportarla? Una string copy. Quindi copio dentro la mappa riga, diciamo n, la riga che ho appena letto dal file. E poi incrementerò n, che mi ricordo di inizializzare a 0. Quindi riempio il vettore una riga dopo l'altra. Il fatto che stia usando string copy usa il fatto che la mappa, sia mappa che riga, siano variabili che sono terminate da terminatore nullo. Quindi in questo caso l'usare questa string copy automaticamente aggiunge dentro le righe di mappa di n il terminatore nullo. E ovviamente pretende che riga abbia il terminatore nullo, ma riga ce l'ha perché la fgets glielo mette. In realtà fa anche di più, fa fin troppo, perché quando leggiamo un file una riga alla volta, questa riga non contiene esattamente il testo, ma contiene anche il new line, la capo. Allora la capo non mettiamola nella mappa, quindi diciamo che prima di copiarlo nella mappa togliamolo. Questo l'avevamo già fatto. Se la riga ha una certa lunghezza, nella posizione
di indice string length, una stringa di 10 caratteri, nella posizione 10 avrà il terminatore nullo. Nella posizione 9, quella precedente, avrà il new line, avrà i caratteri a capo. Allora io vado a scrivere sopra quel new line un altro terminatore nullo, per cui di fatto sto accorciando la stringa di una posizione. Tolgo l'ultimo carattere della stringa, sovrascrivendolo con un terminatore. E così questo non viene copiato nella mappa. E man mano che faccio questo sto contando n, che è il numero di righe del file. Il numero di righe del file mi rappresenta anche il numero di righe della matrice. Perché una cosa che non abbiamo ancora pensato è che dobbiamo da qualche parte ricordare le dimensioni della matrice, della mappa, qui la chiamiamo. N, M, numero di righe, numero di colonne, non lo sappiamo, non lo conosciamo, dice il testo, devi dedurlo dal file. E come faccio a dedurlo? Beh, le righe, man mano che le leggo, le conto, e le colonne, vado a vedere quanto sono lunghe. Quindi alla fine di tutto posso dire che il numero di colonne è uguale alla lunghezza, che ne so, della prima riga ad esempio. Qui sto cavalcando ciò che c'è scritto nel testo, dove dice si supponga che il file sia corretto, non contenga errori. Quindi per sapere qual è il numero di colonne ho preso la prima riga come esempio e ho detto ok, tu sei M. Non sto in questo caso controllando che anche tutte le altre siano lunghe M caratteri. Se volessi farlo dovrei farlo dentro il ciclo oppure con un ciclo successivo. Quindi scriviamo come commento, il numero di colonne sarà pari alla lunghezza della prima riga. Perché ho scritto righe quando devo scrivere mappa? Ve lo sapete spiegare da soli, essendo l'ultima lezione. Quindi mappa di zero, la prima riga che ho letto nella mappa avrà un certo numero di caratteri, cioè ce li ho appena messi dentro io, conto quanti sono, e questo è il mio M. Quindi, se rimane tempo, mi scrivo come commento, controlla che tutte le altre righe abbiano lunghezza M. Ma noi andiamo avanti. Qui abbiamo finito di leggere il file. Allora, i punti in cui facciamo uso del fatto che mappa sia un vettore di carattere, quindi sia terminato da zero, sono questa istruzione e questa istruzione, la riga 47 e la riga 53. Perché stiamo usando le funzioni di libreria su un'intera riga della mappa. Siamo obbligati? No. Avremmo potuto lavorare un carattere per carattere, copiarlo, tanto la riga di partenza so quanto era lunga, copio i caratteri fino a un pelo prima del terminatore. Però è tanto comodo usare le funzioni di libreria. L'effetto collaterale è che mi mettono dentro un terminatore nullo che magari poi non mi servirà, ma pazienza. Sì. Avremmo potuto usare, anziché la string copy, avremmo dovuto usare un for. Anzi, avrei calcolato come prima cosa m uguale a lunghezza di riga meno 1 e poi facevo, a quel punto l'm l'avevo già calcolato e poi con un ciclo for un carattere alla volta lo ricopiavo. Non potevo usare nessuna libreria, nessuna funzione di libreria. Ok, quindi adesso abbiamo caricato la mappa. Adesso comincia l'esercizio. Abbiamo la lettera, abbiamo la mappa. Dobbiamo trovare la posizione della più lunga sequenza di caratteri identici a lettera all'interno della mappa.
Non è difficile, è solo noiosissimo. Noi dobbiamo ricercare per orizzontale e per verticale. Quindi sono due blocchi di codice che saranno praticamente identici, ma li devo fare separatamente, perché uno cerca in un modo, l'altro cerca in un modo diverso. Quindi questo qua lo separiamo in ricerca in orizzontale con ricerca in verticale. Ecco, per fare questa ricerca, poniamoci prima la domanda: cosa deve uscire da questo blocco di programma? Devono uscire tutte le informazioni che servono per stampare il risultato. Allora, decidiamo quali sono le variabili che mi servono, così nei miei cicli, quando comincio a impostare queste ricerche, so già che variabili devo calcolare. Allora, per stampare il risultato, lui, poverino, dovrà sapere se è in orizzontale o se è in verticale, il più lungo che ha trovato. Quindi possiamo dire, torno su a dichiarare le variabili, così ci ragioniamo con calma. Definiamo qua le variabili che servono, utili diciamo così, per la stampa del risultato. Allora, la prima variabile utile è la direzione, orizzontale o verticale, devo saperlo, se no non so cosa stampare. Quindi, fatemela chiamare una variabile di tipo direzione, di tipo carattere, e sarà una H per orizzontale e una V per verticale. Giusto? Ma potete inventare 0, 1, potete codificarlo come volete, a me veniva bene alle 3:30 del martedì dichiarare un carattere. L'importante è che sia qualche cosa che mi permette di distinguere se è orizzontale o verticale. Poi mi serve la posizione di partenza e la lunghezza. No? Quindi sono due interi, riga, colonna, lo chiamerei, quindi posizione di partenza della sequenza, e la lunghezza. Mi sembra che con questi quattro valori riesco a descrivere bene qualunque tipo di sequenza. Orizzontale o verticale, non mi interessa distinguere tra orizzontale da sinistra verso destra oppure da destra verso sinistra, perché tanto le lettere sono tutte uguali. Quindi. Mentre negli altri esercizi invece andare verso destra e andare verso sinistra erano diversi, negli esercizi delle altre file, questo qui no. Qui ci sono quattro variabili. Se io vado a vedere l'esempio che c'era, vediamo se riusciamo a stampare sta roba qua. Carattere D, beh, questo è facile, questa è la variabile che ho chiamato lettera. Orizzontale oppure verticale, ce l'ho, si chiama dir, è la mia direzione. Poi qui scrive le cose in un modo diverso, lunghezza 6, ce l'ho, è la lung. E poi mi dice riga 3, inizio colonna 2, finire colonna 7. Quindi lui dichiara, di fatto, per stampare questo mi serve la riga, la colonna iniziale e la colonna finale. Io non ce l'ho così. Ho la riga e la colonna iniziali e la lunghezza. Vabbè, ma la colonna finale la posso ottenere facendo colonna 2 più lunghezza meno 1. Se fosse verticale dovrei scrivere carattere, quel che è, verticale, anziché riga 3 scriverò colonna, colonna di partenza, lunghezza è quella che è, e dovrò dire inizio riga tal dei tali, fine riga tal dei tali.
Quindi per descrivere in verticale mi serve la colonna, la riga iniziale e la riga finale. Per descrivere in orizzontale mi serve la riga, la colonna iniziale e la colonna finale. Io per non avere variabili diverse, no, ho scelto di ricordarmi solamente la posizione iniziale, che sia in orizzontale che sia in verticale non mi importa, e la lunghezza. E poi nel caso dell'orizzontale la colonna finale me la calcolo, sommando la colonna iniziale più la lunghezza meno 1. Nel caso in cui sia in verticale la riga finale me la calcolo, sommando la riga la lunghezza meno 1. E così riesco a cercare di tenere il più simili possibile i due casi, per non avere troppi casi particolari. Quindi il compito del codice che stiamo per scrivere alla fine è di calcolare quei tre valori lì. È un calcolo di massimo. Quindi l'un sarà un massimo che stiamo calcolando confrontando tutte le lunghezze possibili. Allora, ragioniamo in orizzontale. Io parto, ingrandiamola, da questa matrice e mi hanno dato la D, per cui in realtà della prima riga non ne frega niente, perché non c'è nessuna D, nella seconda riga anche, nella terza riga trovo questa D e mi chiedo, oh che bello, c'è una D, quanto sarà lunga la sequenza fatta di queste D? Conto, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eccetera. Quarta riga, trovo un'altra D e mi chiedo quanto sarà lunga questa sequenza? Tre lettere. E così via. Il massimo che ho trovato era 6. Quindi ciò che dovrò fare è scandirmi la mia matrice per righe, tutte le volte che trovo una lettera, una D, vedere quanto è lunga la sequenza che la contiene. Quanto lunga la sequenza la contiene è esattamente l'esercizio che abbiamo fatto ieri, avendo già i dati in un vettore. E poi, nel caso in cui questa lunghezza sia maggiore del massimo che ho trovato, aggiorno il tutto. Quindi, ricerca in orizzontale significa consideriamo tutte le lettere della matrice, quindi per tutte le righe, e per tutte le colonne, consideriamo tutte le lettere della mappa. Di tutte queste lettere, chiediamoci innanzitutto, tu sei uguale alla lettera che devo cercare? Se sì, adesso ti guardo, se no ti ignoro. Quindi ci devo fare qualcosa solamente se mappa di j è uguale a lettera, se no niente. Se no niente. Sì? Deve essere minore di m. Certo che deve essere minore di m. Grazie. E quindi su tutte le celle della matrice, n per m, controllo e mi concentro solamente su quelle che sono uguali alla lettera. Dopodiché cosa faccio? Ragioniamo prima a livello di algoritmo. Chiamiamo L la lunghezza della sequenza di lettera che inizia qui e si estende in orizzontale. No? Devo calcolarlo, devo fare un piccolo ciclo per andarne a cercare questa roba. La chiamo L, supponendo di averla questa L,
controlliamo se questa L è maggiore della lunghezza massima che conoscevo. Perché se la lunghezza di questa sequenza è più corta, e chi se frega? Non mi importa. Ma se è più lunga, allora ho scoperto una nuova sequenza candidata ad essere quella giusta. E allora la fotografo. Me ne ricordo la lunghezza, me ne ricordo la posizione di partenza, e me ne ricordo la direzione. Ho trovato una sequenza più lunga di lunga era meglio che avevo visto finora. E allora salviamocela. Partiva nella posizione IJ, guardate che è quello che mi ha fatto scattare la ricerca, la riga 72, e aver trovato la riga IJ, proprio la lettera. Era lunga L e l'ho trovata in una ricerca orizzontale, quindi direzione l'ho messa. Dopodiché, se voglio fare il fine, qui l'ho trovato, e poi, niente, una volta che l'ho trovato, se è maggiore o non è maggiore di lung, non mi interessa, passo all'iterazione successiva. L'iterazione successiva, se sono qui, e ho calcolato che la stringa è lunga 6, L è uguale 6, e quindi avrò aggiornato lung, il carattere successivo sarà questo. Dove ritroverò di nuovo una D, farò ricerca, ne troverò questa volta solamente 5, perché parto di qui e vado in avanti. È un lavoro inutile, no? Fa perdere tempo, ma non fa danno, perché ogni volta che ho trovato la sequenza intera partendo dal primo carattere, ritroverò di nuovo i suoi pezzettini partendo dal secondo, partendo dal terzo, partendo dal quarto carattere e così via. Se volessimo evitare di fare questo lavoro inutile, basterebbe qui sotto incrementare artificialmente J di L. Ok, ho trovato una D, adesso so che ce ne sono altre L-1 dopo, allora quelle saltiamole. Quindi il prossimo valore di J non sarà J più 1, ma sarà J più L. Voi mi dite, ma perché è scritto meno 1? Ma perché una volta lo incremento già qua, J. Quindi devo solamente più incrementarlo alle meno 1 volte. Se voglio, questo velocizza di un pelo secondo l'esecuzione del programma. Se no, va bene lo stesso. Non è essenziale al raggiungimento del risultato corretto. Mi resta la rogna della riga 74... vabbè, la facciamo. Magari la faccio in una funzione. Massima lunghezza cercando in orizzontale e ti passo la mappa. Lettera IJ. Per evitare di fare un altro ciclo annidato qua dentro che poi mi si complica tutto, la lettura più che altro, deleghiamo questo lavoro antipatico a una funzione, che ho chiamato massima lunghezza in orizzontale, e poi che possiamo definire a parte, quindi per una funzione definiamone il prototipo, ritorna un intero, riceve una mappa di caratteri che è una matrice bidimensionale il cui numero di colonne max colonne più 1 e il numero di righe in realtà non mi interessa, e adesso su questo commento tra un secondo. Char lettera
int i, int j. Quindi dichiaro i parametri di questa funzione e con una cosa di cui forse non avevamo, su cui forse non ci eravamo mai soffermati, è come passare le matrici alle funzioni. Nel caso dei vettori è semplice perché lo dichiaro indicando il nome del vettore, il tipo e una parentesi quadre vuote, perché tanto la funzione non interessa sapere quanto è lungo il vettore. Quanto è lungo, no? L'importante è avere l'indirizzo di memoria della prima cella del vettore e poi da lì va avanti. Nel caso delle matrici però, la funzione deve sapere innanzitutto che quella è una matrice, quindi ha bisogno delle due coppie di parentesi quadre, ma ha bisogno di sapere anche quante colonne ha la matrice, perché altrimenti non potrebbe sapere dove sono le celle di memoria, perché io gli passo solamente l'indirizzo della prima cella, per cui avendo l'indirizzo della prima cella io so dirti dov'è l'indirizzo, la prima cella è quella, la casella in alto a sinistra della matrice, quindi ti so dire a che indirizzo di memoria c'è la cella successiva, quella in posizione riga 0 colonna 1 e così via, cioè tutte le celle della prima riga saranno a indirizzi di memoria consecutivi. Ma dove si trova invece in memoria la prima cella della seconda riga? Riga 1, colonna 0. Solamente conoscendo l'indirizzo di partenza della matrice non lo so. Perché si troverà in memoria tante posizioni dopo quella iniziale, tante quante sono le colonne della matrice. Quindi il compilatore deve fare questo semplice calcolino per dire ok, se sono sulla terza riga, l'indirizzo di memoria è pari all'indirizzo iniziale più tre volte il numero di colonne. E il numero di colonne lo deve sapere, se no non può accedere alla matrice. Quindi ogni volta che passiamo a una funzione, una matrice multidimensionale da due dimensioni in su, perché il compilatore possa accedere all'indirizzo di memoria corretto delle celle che non sono sulla prima riga, è necessario passare il numero di colonne o in generale il numero di dimensioni, tutte tranne la prima non serve a niente, non serve al compilatore, se vogliamo la possiamo anche passare, ma viene tranquillamente ignorata. Quindi è meglio non metterla. Ma tutte le altre sì. Ok, questo qui è il prototipo. E adesso andiamo a definire le funzioni sotto. Questa funzione la implementiamo, non è neanche tanto complicata. Quindi la massima lunghezza a partire da lì. Fatemi calcolare una int l uguale 1, e poi parto da while, diciamo così, l uguale 0, while mappa di j uguale lettera, j più più, l più più, ritorna l. Quindi parto dai j, dove so già che c'è lettera, e mi chiedo mappa di j uguale lettera? Sì. Allora incremento l, l parte da 0 vale 1. E poi incrementa j, spostati sulla colonna di destra. Mappa di j è uguale a lettera anche lì nella colonna di destra? Sì. E allora rincrementami j, scusate, rincrementami l innanzitutto, perché la lunghezza vale 2, e poi rincrementami j per spostarmi a destra. E così via, vado avanti, finché trovo lettere, che celle uguali a lettera, incremento l e incremento anche j per spostarmi. La prima volta che trovo una lettera che non è lei, smetto di iterare e avrò il valore di L che mi dice quante lettere ho trovato consecutive. Purché non esca dalla mappa. Perché questo ciclo qua in realtà non va tanto bene, me ne accorgo adesso. Devo controllare. Poiché sto incrementando j, j dovrebbe essere minore di m.
perché sennò esco dalla matrice. E questo mi dice che questa funzione deve anche avere m come parametro. Ne ho dimenticato uno. Il numero di colonne reale, non il numero di colonne massimo. Quindi aggiungiamo non gli serve il numero di righe perché tanto sono sempre sulla riga I, non esco mai dalla riga I, ma dal numero di colonne gli serve. Ok, questa ricerca termina quando? Quando è finita la sequenza o quando è finita la riga? Ok? Un dettaglio, non so se qualcuno dà fastidio, spero di no, che io dentro la funzione abbia incrementato j. Ah? J è una variabile che mi è stata passata come parametro, ma essendo un parametro by value, sono tutti parametri by value tranne la mappa lì ovviamente, che è un vettore. Se modifico questa coppia di j, non sto assolutamente modificando il j della funzione chiamante. Quindi non mi sto a complicare la vita per definire un'altra funzione che inizializzo uguale a j e poi cambio quella per tenere j invariato. No, questo j qui è un altro rispetto all'altro. Quindi i valori ricevuti come parametro, cioè sono by value, sono vostri, sono della funzione, ne potete fare ciò che volete. Ok? Allora, abbiamo detto che qui mi serve anche passare m. Poi tutto questo funziona, come tutte le ricerche, se inizializzo correttamente le variabili in gioco. E le variabili che mi serve inizializzare sono perlomeno la lunghezza, lung, e volendo direzione, dir. I e j, riga e colonna. Beh, potrei anche inizializzare, ma non mi serve, perché non ci sto facendo nessun confronto su righe e su colonne. Quindi prima di iniziare le ricerche, inizializzerò lung uguale 0 e dir magari qualche cosa, non so, un punto interrogativo per dire, boh, non è nessuna direzione valida. Poi appena trovo una sequenza, quel lung e quel dir assumeranno dei valori seri, sensati, validi. Allora, così funziona già ricercare solo in orizzontale, chiaramente, poi bisognerà fare la parte del verticale. Per vedere se funziona, cominciamo a stampare il risultato nel caso dell'orizzontale. Quindi, if, se la direzione è uguale a h, stampiamo ciò che dice il testo. Io per estrema pigrizia copio dal PDF, sequenza costruita, carattere per 100C, orizzontale, lo scrivo così com'è, riga per 100D, lunghezza per 100D, barra N, virgola, allora il carattere è lettera, la riga è riga, la lunghezza è lung. Lunghezza per 100D, lung. E poi devo stampare subito dopo il secondo messaggio che è inizio colonna per 100D, fine colonna per 100D. Allora, l'inizio della colonna è col. La colonna finale è col più lung meno 1. E poi dovrò fare la stessa cosa
Occhio, qui ho messo uguale, ci vuole doppio uguale, eh? Mi tolgo due punti da solo. Altrimenti, se la dir non è né h né v, vuol dire che non l'ho trovata. E quindi dirò lettera per cento c non trovata. Perché c'è il caso, quando si fanno le ricerche, che non si trovi nulla. Adesso, manca da fare il verticale. Allora, proviamo a compilare questo. Cosa vuoi? Ah, riga, riga. STR. Lo chiamiamo anziché riga. Stringa. STR. STR. argc non ho dichiarato. Char asterisco argv. String length non gli piace perché non ho messo string.h. Finché sono questi gli errori, sono felice. STR anche qua. Ah, I e J devo dichiararli. I, J, L e L. Ok, siamo riusciti a compilare. Adesso lo proviamo. Creiamo un nuovo file che chiamiamo mappa.txt. Che contenga questi caratteri e proviamo a giocarci. Esame tal dei tali, prendiamo il file mappa.txt, cerchiamo la lettera D. Vediamo se non esplode. Carattere D, orizzonte. Vabbè, qui c'è quel copia e incolla dal PDF, quel trattino non era un meno, ma chissà che codice asci era. Lo sistemiamo. Riga 2, lunghezza 6. 0, 1, 2, sì, le righe contano da 0 qua, vabbè. Il PDF mi dice riga 3, quindi metterò un i più 1 sul numero di righe, no? Però questo lo sappiamo fare. Inizio in colonna 1, che sarebbe la 2, fine colonna 6, che sarebbe 7. L'abbiamo beccato. Se fosse la C, mi dice che è una sequenza di lunghezza 3 in riga 1. Riga 1 è questa, eccola qua. Se io prendessi una lettera che non c'è, la W doppio, ah no, la W doppio c'è, maledetta, guarda che non c'è. Z, no, Z c'è, ah, così difficile, F. Lettera non trovata. Se c'è almeno una volta una sequenza di lunghezza 1, la diamo tutti, no? Tipo la Z, non si nega a nessuno. Ah no, lunghezza 2 addirittura, la X. X non è mai in sequenza e quindi mi dirà che è di lunghezza 1. Adesso andiamo a sistemare i dettagli estetici di queste printf. C'è questo qua che sembra un trattino ma non lo è, quindi metto un trattino vero. Poi riga più 1,
colonna più 1, colonna più lunghezza meno 1, facciamo così, così mi ricordo perché l'ho fatto. Anche se più 1 e meno 1 si semplificano, riconosco che cosa significano i vari pezzi. Ah no, ho perso una chiusa tonda. Ok. E c'è ancora un 1 là sotto. Ok? Allora, ci rimane ancora ovviamente di fare la parte verticale, facendo un copia e incolla ragionato e attento della parte orizzontale, basterà scambiare righe con colonne facendo attenzione, poiché sono le cose da fare con attenzione, è meglio farle dopo l'intervallo, tra un quarto d'ora abbondante.